di un robottone, praticamente non c'è un cazzo da recensire. No. Quindi facciamo una recensione del cazzo. Un SRC, che è tanto tempo che non se ne vedono. Un SRC Black. Sì. Quindi il Riding, che su potere robotico. Mai stato fatto un Riding. E c'era? Mai. Anzi, sì, in tanti... Sì, intanto c'è il dottor Locke in doppia, tra l'altro, versione, quindi ZX41 o 41S. E... sì, ma in tanti hanno detto: ma perché non fate un ride? Ma c'era, anche... sempre detto: se lo continuate a chiedere, io non lo metterò mai. Sì, ma perché poi c'era un altro personaggio di un altro canale che rompeva le balle proprio. Ah, sul Riding? Sul Riding, e tu guarda, piuttosto la muerte. La muerte, la muerte, che muerte, la muerte. Tu prova a pensare che io non ce l'abbia, ma piuttosto, guarda, però adesso, per la prima volta, recensiamo un Riding Black. 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 Ovvero SRC. Nero. Quindi no, ancora ci sarà questa leggenda, ma il Sensei avrà il Riding Sock ZX41 oppure no? Beh, scusi, o GX41, questa domanda è una domanda del cazzo. Sì, è una domanda del cazzo, però visto che c'è chi io lascerò nel dubbio. Vabbè, vabbè. Ok, lei non ce l'ha questo dubbio? No, io non ce l'ho. No, non ce l'ha. No, non ce l'ho. Non c'è verso. No. Vabbè, niente, non sono neanche credibile. No. Vabbè, andiamo a pagarlo. No, lo apriamo. Tra l'altro proprio non ho neanche tirato. Peccato che non ho preso su quello normale. Perché non sapevo che ce l'aveva. Ma l'aveva visto? No, avevo visto l'altro. Ma non segue. No. Non è stato attento. Non segue. Non è mica attento. Allora andiamo a vedere un po' questo. Tra l'altro nella versione Chogokin ho detto. Ho detto delle verità, ma mi sono detto una particolarità: che sì, c'è la versione 41S, ma c'è anche la 41B. Quindi c'è anche la versione Black del Riding, quello che poi veniva rinominato come il Riding e il Charro, perché aveva tutta una serie di, vedete che qui ha queste lavorazioni, queste rifiniture dorate, no? Lì invece aveva proprio dei geroglifici dorati. Si ricorda un po' le cinture del Charro? Sì. Ecco, e quindi c'erano queste cinture con, ecco, quel Riding lì, quegli orpellamenti che richiamano quel tipo di, si può dire indumento o comunque... Indumento, accessorio. Ecco, e che un po'... fa il verso anche a questo SRC. È chiaro che non ha tutti quelli, chiamiamoli quei ghirigori, tondeggianti, comunque un po' baroccheggianti. Qui sono un po' più lineari. Sì. Il motivo e il perché di questa versione Black, ancora oggi io... È un mistero. Sì, che comunque i giapponesi o comunque vengono godute queste... Ma sì, sì. Che poi questa livrea qua ricorda un po' anche lo sponsor che aveva la Lotus degli anni, fine anni 70, nella John Player Special. Sì. Ma che non c'entra un cazzo con Ride. No, era soltanto per citare il fatto che uno degli sponsor della John Player Special era di Senna. La Lotus nera, qui comunque c'è pieno di muscerini, c'è pieno di mostriciattoli che vengono a trovare. Sì, che ancora l'estate non è esplosa. Non è esplosa mentre parliamo. Però il lockdown ha fatto sì che gli insetti venissero fuori, sì. Perché meno inquinamento, più insetti. Questa è una brutta cosa. No, è una buona cosa perché vuol dire che la natura La natura è giusto che... Sì, ma l'insetto deve stare fuori. Lei ci deve mettere... Questo ha ragione. Ecco, no, allora su quello lì è... senso qua ha ragione. Io intendevo... ma allora lei deve fare in modo di tenerli fuori. Ha ragione. Mamma mia. Va bene. Riding Scuretto. Riding Scuretto, stavo andando a vedere un po'. Che credo che anche lui si trasformi in un'aquiletta scuretta. Sì. Però lei, straccione, che è un grande fruitore, adesso anch'io mi sto dando alle serie vecchie,
Lei l'ha vista? L'ho vista. Io l'ho vista tutta, dal primo al 50° episodio. Io ho visto qualche episodio. Ed è stato tremendo. Ed è stato tremendo. Ma è stato un momento della mia vita difficile. Subato? Subato. Perché adesso mi sembra che... No, scusa, scusa. No, no. È in onda adesso la serie. Sì, no, no, scusa. L'ho visto in italiano. Quindi doppiato con doppiaggio nuovo? Assolutamente sì. Però con animazioni vecchie. Beh, sì. E cioè, serie tremenda, quindi dai. È abbastanza tremenda perché, guarda, mentre eravamo fuori in onda che parlavamo magari dell'ingenuità del primo Gundam, beh, qua si va oltre. Sì, no, qualsiasi ingenuità, ma anche perché era fatto probabilmente proprio per ragazzini, nel senso che qualsiasi puntata tu la potevi guardare. Iniziava e finiva. Che iniziava e finiva ed era sempre uguale. Nel senso che addirittura mi sembra che c'è stato un momento dove c'è sempre il cattivone numero uno, no? Poi ha sempre due coglioni come adepti. E addirittura questi due adepti facevano scontrare prima due mostri. Il mostro che vinceva andava a combattere contro Raiden. Ah, quindi c'era anche una premessa. C'era anche una qualificazione. C'era anche una qualificazione. Naturalmente c'era quello che sbavava, quello che scorsava, quello che ti mandava a fanculo, quello che... Però vabbè. E poi naturalmente vinceva sempre Raiden, ma quello giustamente. Con due mosse. Con due mosse. Perché lui vinceva sempre. O comunque. Lui era un po' forte. Ma sì, ma tra l'altro lui era un pochettino mistico perché veniva da. Cioè veniva. Usciva ritrovato da quella... sì, tipo da una montagna, sì. Veniva, ed era stato probabilmente costruito da questo, come posso dire, questa popolazione antica di Mu. Di cui forse la madre del protagonista era una discendente. No, una roba del genere. E quindi questo protagonista che poteva solo lui guidare, sì, perché lui entra, in entra dentro tipo. Sì, viene assorbito. Ma prima di questo il vero raccomandato. Raccomandato, ma prima di questo tutte le volte lanciava la moto chissà dove, perché lui sbalanzava sempre fuori dalla moto e questa moto poi ricadeva e probabilmente esplodeva tutte le volte, un però po' come la puntata dopo c'era sempre. Era una moto forte. Era una moto gagliarda, diciamo. Mamma mia. D'alto su Raiden veramente c'è ben poco da dire, anche se secondo me deve essere stato un robot che in Giappone è stato abbastanza goduto. Beh, è uno dei più vecchi. Sì. E credo che sia anche lui legato al nome di Tobino. Sì, è un robot di Tobino. Sì. Non credo nella storia, ma forse nel design. No, nel design, è stato disegnato. Beh, non è... Cioè, no, ma a me Raiden non dispiace come robotino. Non è nella mia top 10. No, vabbè, anche perché è un po' antico, un po'... Ve lo potete anche andare a rivedere la mia top 10, ecco. Ah, sì? Era la top brut, che non si può più rivedere. Beh, sì, è vero. La top brut era solo Instagram. Che non me la ricordo neanche più. Forse me le ero annotata... C'erano delle robe brutte. Beh, anche lei aveva fatto da sua top, sì. Tirando fuori i nomi... Incredibili. Ma i miei erano soprattutto nuovi comunque, perché il design comunque di molti cartoni animati nuovi di robottoni sono veramente come patate, cioè brutti, mamma mia. Ma sa, però bisogna andare a prendere quelli vecchi per un discorso, anche perché così la gente poteva insultarmi o sì, vabbè, comunque si poteva immedesimare di più in quel che stavamo in quelli parlando. Perché quelli nuovi in pochi lo conoscono magari. Beh, lei tira fuori dei robot che sì, tipo al No a Zero, probabilmente non l'ho visto solo io davvero. Sì, no, ma probabilmente anche in tutto il Giappone. Però senti, nella le fatto, hanno fatte per lei le l'ha fatto anche Bubuki Buranchi. La Sentinel ha fatto. Però ha fatto il robot la Sentinel. Allora, Bubuki, ripeta. Bubuki Buranchi. Bubuki Buranchi. Mamma mia. Kuromukuru c'è poi. Kuromukuru. Mamma mia. Cioè, sembra di scioglilingua, quelle. Ma sì, ma anche perché poi dopo ormai si ha anche la brutta abitudine che i puristi come lei che rompono il cazzo. No, io non sono uno che rompe il cazzo. No. Questa sarà una frase da. Io non sono uno che rompe il cazzo.
Allora, con questo la rompete a me. Questo purismo del cazzo, alcuni magari opere animate potrebbero cambiare anche il nome, perché noi non riusciamo a dire Bubuchi Buanchi, Gigi. Chiamalo cazzo chiamalo come cazzo ne voglia, però che mi Gigi la trottola, sì, anche cioè non puoi chiamare un robot Obu, quello era Obu, glielo devi cambiare per forza il nome, lo chiami Obi? Obi-Wan che no. Sì, non lo so. Comunque lei sta guardando le istruzioni. Sì, per vedere se c'era da tribunare per farmi. Ma non credo, c'era da staccare un paio di pezzi, credo. Sì, perché si trasforma in aquila. Sì. E però, allora, al di là, parlando un attimo seriamente. Beh, perché stiamo dicendo cazzate? No, no, però, dato che lei ha visto la serie, quindi io sì, mi appaggio sì, un po' della sua competenza in materia. Mm. Lui si trasforma, sì. Ma questa trasformazione che lui usa, la utilizza per muoversi da un punto A a un punto B o è la mossa finale? No, l'aquila è la mossa finale, tipo ma non punti. Sempre, dipende, okay, non come ha gli gira. Non ha una mossa finale canonica? No, potrebbe avere tipo anche l'arco. L'arco si chiama arco di luce, però a un certo punto è quasi sempre l'aquila, lui si trasforma, sì. Lo sega. E diventa infuocata quest'aquila? No, diventa un po' di fiamme, ma non è infuocata. Sì, insomma, arriva. E lui quando si muove, non si muove trasformato in no, questo no, no, lui parte di... così, Ecco, okay. Con magari lo scudo qua del viso chiuso, sì. Che si riapre. Le braccia che vengono in giù, è un pochettino incossato quando okay. Esce, e poi basta. Che tra l'altro, essendo una serie, penso, del 77, quindi anche vecchiotta. È vecchia, sì. Penso che sia il primo robot con le espressioni facciali. Può darsi. Ma adesso che... perché Mazinga era il primo robot pilotato dall'interno. Ma non aveva espressioni facciali. No, perché era il suo ghignone. Esatto, quindi invece lui ha proprio un'espressione facciale. C'è la faccia, vedete, sì. Vedete che ha la bocca, sì. Il naso e gli occhi. E anche un mentolo. Beh, è un po' egiziano. Un po' egiziano. E aveva le espressioni facciali. Secondo me era il primo robot con... Comunque, bene. Dopo queste 8 miliardi di cazzate, cazzate. Inutili, nelle quali io non mi sono ancora deciso se... trasformarlo o meno, lo trasformeremo. Però ci vediamo fra un anno. Non lo so. Allora, ecco qui con un po' di fatica trasformato. Sì, adesso sono aumentate le bestie. Sì, non so se si vedono bene, ma si nascondono nel video. Però possiamo garantire che ci sono tante bestioline. Sì, sì, ma mamma mia, che roba. Tutte qua. Adesso vedo se c'è un po' di DDT da sparare. Sì, ma non ci ucciderà noi per... No, beh, no, non riuscirei in questa impresa. Comunque, quella scura, esatto, scura. E che vedete che comunque non ha stabilità. Non stabilità, no. Perché c'ha poi queste zampette qui del cazzo che non gli permette. Era un rapace, vedete, che sì, ma attigliava con queste zampette qua. O sono solo di ornamento. No, entrava diretto. Beccava. Cioè così. Sì. Che poi adesso non so se lo sentite. No, è bello peso. C'è del metallo, Ah, sì. Faccio sempre fatica a girare sto coso. Fa fatica. Alla vostra, nel frattempo. Sì, c'è parecchio metallo. Ma diciamo SRC vecchia maniera. Un po' magrolino, bassino. Non come, anche perché questo è stato uno dei primi SRC ad essere uscito, se mi ricordo bene. Sì. Adesso quello che ho, quello con la colorazione normale che ho a casa è un po' mollino, Sì. C'è un po'. Sì. Ma io il mio è particolarmente molle il God Riding. Ma anche quello proprio sembra Carla Fracci che si divarica. Sì. Magari un giorno lo vedremo. Ma chissà. Prima o poi magari lo vedremo, God Riding. E me lo porga e... Ritorno alla base. Riding!
lo sbraiava anche. Lo sbraiava. È tutto un sbraiamento. Tutto sbraiamento. Ma ecco la domanda che le volevo fare. Ecco, qui tanto devo richiudere queste per dargli più senso aerodinamico. Adesso sì che è giusto. Ma il sistema di pilotaggio del riding è tipo manovelle, manopole, eccetera. Lui veniva risucchiato da robot e poi lo vedevi in questa specie di bolla dentro, quindi sì. Lui si muoveva, non aveva delle vere e proprie maniglie, aveva dei sensori attaccati ma neanche, cioè diventava tutt'uno, tutt'uno. Lui si muoveva e si muoveva diciamo, era quasi mosso col pensiero, aveva un bel sistema di pilotaggio, quello, cioè poco realistico ma molto funzionale. Lui diventava un tu scorsi e lui scorsa, cioè una roba del genere. Sì. Brutti fighe, viene una roba bruttava. Mi sembra che c'era addirittura una puntata dove lui aveva giocato a calcio, aveva fatto questa rovesciata, e dopo lui, mentre ammazza un robottone, fa la stessa roba. È una roba amplificata migliaia di volte. Vabbè. Quindi, fondamentalmente, quindi provate a pensare a una scoreggia su un robottone, un mezzo tsunami. Sarebbe la cosa, la prima roba che farei, su... cioè scorgiare. Cioè, lei va su un robot, la prima cosa che fa è scorgiare. Così se è a guida mentale, solo se è a guida mentale, è chiaro, perché. Io pensavo che lei entrava su un Gundam. No, sai come i cani invece di pisciare lui ci lì non c'ha senso. No, perché poi lo sente lui. Lì non c'ha senso. Perché secondo me tu quel sistema lì, dato che praticamente lui quando saliva sul riding era una sorta di sincronia uomo macchina, quindi per vedere se tu sei veramente sincronizzato con la tua macchina, scorsi e scorsa anche lei, vuol dire che sei perfetto. Permettetemi di dire che diventava un po' un simbionte con il pro de riding, quindi questo mi fa proprio capire che scorsi tu, scorsa anche lui, probabilmente sì, rutti tu, rutta lui, cioè ma apprezzo molto questa tipologia di meccanica di guida. Quindi questo è il riding trasformato in God Bird, possiamo anche definirlo. Sì, chiamalo come nome. Aveva forse anche un nome. Lo gridava, siccome quando lo gridava, ma non ricordo il nome. No, ma magari lo guidava in italiano, diceva tipo Aquila Villana. E niente, lo pesiamo, che è in questa modalità. Che però in questa modalità è un po' più pesante. A maggior ragione. Robone. Quindi è meglio? Fa più bella figura. Ai. Fa da andare il sensei, ragazzi. Aio. Siamo sullo zero, Sì. È figa, un po' deludente. Cioè? 131 grammi. Vabbè, figa. È magro, Ah no, ma visto che lei criticava il Daltanius. La figa non è neanche netto. Era netto, era 90. No, era 98. E non c'aveva. Niente c'aveva, poverino. Non c'era neanche quelle parti, perché se gliele togliamo diventerà come il Daltanius. Che cosa? Questo, ma come peso. Adesso lo voglio pesare dopo, quando l'ho tirato via. Adesso quando gli ho tirato via di nuovo, che adesso andiamo a pagellare, lo ripesiamo. Poi dopo voglio dire che scuse lei. Meno male che dice che lei non fa dannare. Poi dopo vediamo quali scuse mi tira fuori. Ma non tiro fuori nessuna scusa, è lei che ogni scarrafone è bello mamma sua. Sì. E allora, quando risponde ai commenti, dica che è brutto, non dica che è bello. No, guarda che è bello. Non sto dicendo che è brutto, è Daltanius. Non può essere brutto. Beh, ma può avere anche una realizzazione brutta, perché se lo realizzasse l'Evolution Toys... Si sono lamentati di questo. Io non le vedo le spalle piccole. Ma nemmeno io, cioè, onestamente. No, ma però di solito lei quando prende in mano la roba fa... E quello lì, le neanche ha detto, va ben distesto. Aquila Divina! Aquila Divina! E mi sta continuando a riprendere? Ma sì, riprenda dopo. Tanto diciamo cagato. Riprenda dopo. Va bene. A parte che ormai siamo per essere mangiati da questi mostri. E avendo smontato alcuni. Comunque, praticamente viene fuori che 123 grammi. È sicuramente più peso del Daltanius. Beh, certo. Ma è quel
peso che veramente vola via anche lui. Sì, certo, però hanno anche due prezzi diversi. Sappiamo perché dal taglio costa in quella maniera là. E tra l'altro io onestamente non ho cognizione di che cosa costi questo Riding Black. Ma probabilmente le versioni black costano di più, ma sono le balle su queste versioni. Sì, ma non hanno un successo. Comunque io ci ho speso penso di aver speso sui 20 euro di questa, cioè, sai che io li trovo così a culo, sì, sulle piante, no? E metto lì 20 euro e lascio un riding, spicco, un black riding e spicco il frutto. Esatto, e questo è il frutto di quei 20 euro. Vabbè, dai, tutto sommato sono stati spesi anche decentemente, sì. Ma che bello da vedere al suo impatto. Sì. È chiaro che la versione normale è più bella, non v'è dubbio nel sicuramente, cioè bisogna trovarsi una logica a questi neri qua che non c'è. È nero. Ti sono detto, bisogna trovarsi una logica in questi neri qua. Non mi faccia fraintendere le cose che dico, che poi dopo sa che c'è la gente molto permalosa. Ho capito, però insomma. Andiamo di pagellone, certo, perché qui stiamo aspettando, stiamo vaneggiando assolutamente e dicendo robe inutili. Riding SRC Black. L'avvocato non però è venuto neanche stasera. Ma gli ho mandato un messaggio e non mi ha risposto. Ma cosa da fare? Ma boh, l'altra volta ha detto che doveva lavorare. Cioè che ha lavorato tutto il giorno. Di notte. No, che ha lavorato tutto il giorno, era stanco. Vabbè. Sì. Insomma. Sei i suoi impegni, via. Sì. Impatto estetico. Dica. No, dite. Sette. Ma io ve la faccio fare a voi. Sette e mezzo. Io gli do un sette e mezzo. Lei... Io più di un sette non potevo. Non posso, ma io mi devo. Io mediano. Sette più. Mediamo. Cioè, questo pagellone è atipico, anomalo. Sì. Materiali. Sei e mezzo. Sì, sei e mezzo. È leggerino. Infatti. No, ma però i materiali di quel Deltagno, adesso mi ricordo cosa c'è, se ci avevi dato 8 o 9, 12. Ecco. No, tanto per 12, cioè, gli aveva dato sicuramente 12. 12. Vabbè, poi Sì, dopo c'è anche lui. Lo volevi far vedere? Sì, così ci sarà. Spoiler. Vabbè, recensioni inutili. Bene. Verniciatura 7. Ma secondo me la satinatura che ha, cioè, vede che ma non è proprio Kurogane. Se fosse Kurogane, la Kurogane è un'altra, Però aveva questa, non ce l'ha. Io gli darei un 8 alla verniciatura. Quindi lei ha detto 7. Vado nel mezzo, cioè io cerco di non intromettere. Vedo. Concordiamo, 7 e mezzo. Posabilità, beh, è buona. Se uno lo vuole mettere un po' come cazzo da voglia, diventa un po' molliccio dopo un po', soprattutto in questi piedini qua. Cioè, quindi Asso si divertirebbe. Si diverte Asso, sì. 8. Accessori. Bah, dunque, allora facciamo vedere qua. Non so, vuoi far vedere anche le istruzioni se ce li ha lei? Sì, allora abbiamo allo scudo 1, 2, 3, 4, 7 di mani. Poi abbiamo il l'arco divino con anche come il si chiama? Freccione. Il suo freccione, tutti i tocchettini per trasformarlo in aquila. L'aquila divina. Ha una faccia di ricambio. Ha lì, come lo vediamo, c'ha il suo scudone con il arpione. Sì. Che è uno spuntone. Ha quello che deve avere. Non ha un display stand. E neanche la macchinina, se 8. Ce l'aveva. È una motina. Quindi? 8. Figa, siete bondanti. 7 e mezzo. E cosa faccio, 8 meno? Praticamente sì. L'ho messo apposta.
L'ho detto apposta, 7 e mezzo. Trasformazione. C'è. Quello però lo deve dire lei, perché io non ho mai trasformato. E lei ho visto che ha dannato. Ma fa un po' dannato. Diamogli un 6. Perché poi non è stabile quando è trasformato. No, no. Ci vorrebbe un display stand che non c'è. Che non c'è. Diamogli un 6. Confezione. Ma questa è un po' così, eh. Dite un po' quanto fa cagare. No, fa cagare. Non dice niente. Io gli darò un 5. 5. Questo è il retro. Yes. Incazzatura. Ma se non lo trasformi non fa incazzare. No. Però se lo trasformi un pochettino sì. Quindi gli dai un 6 tipo. Ma dite. 6. Dite, 6. 6. 6 anche per il fatto che dopo diventa molle e ti incazzi. Sì. Ogività. Allora, per quanto riguarda il black, secondo me è tipo 0. La Madonna! Sì, perché un riding neo non ha più senso. Per quanto riguarda, se fosse riding normale, avrebbe il suo setto logo. Questo è black, io dico 0. Cioè, non mi serve a niente. Sì, sì, forse ci... È molto, molto cioè, drastico nel cioè, suo voto. Cioè, se vuole gli do un 2. Cioè, stiamo però, a prendere il primo 0 di potere robotico. No, se vuole gli do almeno un 4 glielo devo dare. Quindi mediando 0 più 4 fa diviso 2 fa 2? 2. Longevità da 2. Sì. Un attimo tremato che di vedere il primo 0 in potere robotico, che sarebbe stato d'evento. Lei... dottor Lobo ha salvato, non so se ha salvato o se in realtà doveva sposare questa, perché questo ha un senso se te lo regalano, allora dice oh vabbè grazie me lo tengo, andarlo a comprare da pazzi, anche se costa i 20 euro, vabbè lei è immatura quindi vabbè non lo sapeva che gli nasceva il Black Riding, vabbè è venuto fuori così. Rapporto qualità prezzo non sono i 20 euro boh, c'è scritto lì qualcosa, ma allora 50 più o meno boh, sì 6 e mezzo anche cioè, quindi 6 più c'è la sufficienza sì, la sufficienza. Ho visto la sua no è longevità che è talmente inutile, però il resto dopo il robot ma è inutile perché lei vede inutile la versione nera sì. Ma infatti vedendola così inutile pensavo che anche il rapporto qualità prezzo fosse ma no, perché totalmente verso l'inutile no la qualità del robot non è male, quindi gli diamo un 6 più un 6 più sì vado 6 più giudizio finale. Giudizio finale un bel 7. Io più basso. Figa, lei è abbondante. Cioè, nel senso, più basso. Cioè, lo stazione lo vedo più. Sono proprio cattivo. Cioè, io questo più di un 6 non gli davo. Beh, allora ci fermiamo un 6 e mezzo. Esatto. 6 e mezzo. Boh, salutando scusa. Assolutamente. E adesso al prossimo writing.